Benvenuti al 19esimo episodio extra di Kingdom Hearts 358/2. Oggi andiamo finalmente ad affrontare lo spazzaterra. Come arma uso la katana regale più, come avete visto negli scorsi video. E sono pronto per il boss. Eccolo che arriva con la sua intro. Non è un'entrata epica, però può andare benissimo. Allora, prima cosa da fare, targettarlo. Perché vedete quegli shadow che ci sono a terra? Fondamentalmente non sono pericolosi. Ecco, già sto iniziando a farmi massacrare un po' perché devo parlare. Fondamentalmente non sono troppo pericolosi, anzi non lo sono per niente. Potrebbero addirittura aiutarvi facendovi recuperare vita. Però capiterà che targetterete per sbaglio uno shadow invece che targettare il boss, ed è una cosa molto ma molto fastidiosa. L'attacco principale, si può dire, del boss è quella specie di terremoto che abbiamo visto poco fa. È molto pericoloso, non perché faccia molti danni, però infligge vari status, quali mutismo, confusione. Credo che sia in grado di infliggere quasi tutti gli status esistenti. Quindi appena lo fa, aspettate prima di attaccare perché rimane parecchio a terra. Ora, avete appena visto un altro suo attacco, è questa specie di capriola, che è decisamente il suo attacco più potente in quanto a danni, ed è anche quello che potrebbe colpirvi più spesso, visto che non è molto facile da evitare. Ok, la prima cosa che dovete imparare quando affrontate lo spazzaterra è di affrontare lo scontro con calma. Ora io lo sto affrontando già troppo velocemente, ma lo faccio solo perché sono a livello alto. Fondamentalmente voi dovete colpirlo mentre non fa niente. Quindi, quando fa il terremoto... Allora, questo sarebbe un momento per fargli una combo, però è rischioso perché questa è un'altra delle mosse più potenti a sua disposizione. È molto simile, se devo dire la verità, a una mossa di Sephiroth. Anche Sephiroth può lanciare delle sfere di energia, in questo caso sono sfere di fuoco in aria. E per evitarle c'è lo stesso metodo, dovete usare Glide. Ora, noterete che io non lo sto attaccando in questo esatto momento perché... c'è una cosa molto fastidiosa di questo scontro. Se per sbaglio uscirete dall'area, e potete uscire dall'area, a me è capitato una volta, sarete costretti a rifare tutta la battaglia da capo. Comunque, l'arma che consiglio io è la katana regale più, visto che ha combo molto veloci, per il semplice motivo che se gli date... i pannelli vista nell'arma, arriverete a una percentuale di critico vicina al 50%, ed è davvero tanto. Visto? Ogni critico gli fa tantissimo, quindi è davvero devastante. Però dovrete anche aggiungere un accessorio che si chiama, vediamo se me lo ricordo, Sole Critico, sì, che ha abilità molto utili, tra cui mi sembra... Scusate un attimo, devo curarmi prima di morire. Ha abilità molto utili, tra cui Critico Più, che permette a tutti i colpi, non solo a quelli di grazia, di essere colpi critici. E in più aumenta ancora la percentuale di critico del 15%. E aumenta anche i danni, se non sbaglio. Salta. Aspetto che... Oh, cavolo, sta riutilizzando la tecnica. Comunque, fondamentalmente per battere questo boss serve soltanto tempo. Ora, il livello minimo per batterlo credo che sia 60, a meno che non siete particolarmente bravi a Kingdom Hearts. In questo caso potete affrontarlo anche a livelli più bassi. Credo che su YouTube si trovi qualcuno che l'ha affrontato a livello 1. Allora, quando fa così non vi avvicinate, perché questo boss è malefico. Ogni tanto si avvicinerà ai punti... diciamo da cui si può uscire dalla mappa, e se lo attaccherete rischierete di uscire dalla mappa e dover ricominciare tutta la battaglia da capo, e capirete che non è una bella cosa.
Ah, parliamo adesso delle magie. È inutile usare contro di lui magie di fuoco, in quanto è immune a questo tipo di magie. Quindi le uniche magie che potete usare su di lui sono quelle elettriche e di ghiaccio. Ma siccome quelle di ghiaccio sono particolarmente lente e con questo boss non potete permettervi di essere lenti, le magie che vi consiglio, se proprio le volete usare, sono Tundaga e Thunder, che non gli faranno malissimo, però potranno aiutarvi in qualche situazione. Che gli mancano solo 3 barre di vita, circa, sì, un po' più di 3 barre. Ok, c'è un altro attacco che non ha ancora fatto vedere, o per meglio dire l'ha fatto vedere ma non ve l'ho spiegato. Scusate, devo ricurarmi. Ok, arriva, salto, colpisco. Ah, cavolo, mi sono fatto colpire dall'onda d'urto. Ok, questo è il momento di usare il limite. Comunque l'attacco che non ha fatto vedere è uno dei suoi attacchi più deboli, quindi non vi preoccupate. Praticamente una specie di carica, la fa quando vola. Invece di fare una capriola su se stesso, fa una carica molto simile a quella dei Neo Shadow, con cui vi travolge, però non fa praticamente niente dal punto di vista dei danni, quindi non è una tecnica pericolosa. Ok, l'incontro è quasi finito, con un po' di fortuna dovrei riuscire a sconfiggerlo in pochi colpi. Ecco questa. Adesso noterete che non è andato molto avanti. Il punto è che si è incastrato nel muro. Però se ha spazio libero va avanti per un bel po' di metri. Ok, direi che è il momento di finirla. Addio. E questo era il boss più forte del gioco. Il suo drop è una sfera premium, molto utile per le elaborazioni. E la droppa al 100%, quindi se volete fare una sfera premium, la cosa migliore da fare è andare a uccidere questo boss, che magari le prime volte potrà sembrarvi piuttosto forte, però una volta che avrete capito il metodo, sarà una passeggiata da battere. Vedete che non ho nemmeno dovuto usare l'abilità risveglio. Comunque, questo era il video della battaglia con lo spazzaterra. E ci vediamo con la prossima parte extra di Kingdom Hearts 358/2. Ciao a tutti!